Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata del tutorial Lambda, l'inserimento delle potenze in Lambda. In Lambda abbiamo due possibilità, la potenza semplice, come in questo esempio, 3 alla seconda uguale a 9. In questo caso è molto semplice perché tutti gli elementi si possono inserire direttamente da tastiera. 3 elevato alla. Elevato alla si fa con il cappelletto, che è esattamente da tastiera, in questo caso con una shift I accentata, alla seconda uguale a 9. Se invece occorre inserire una potenza con un esponente che ha più di un termine, necessariamente, come in questo caso 3 alla x più 1 uguale a 9, occorre inserire un elemento doppio, cioè che preveda un'apertura e una chiusura. Questo per evitare qualunque ambiguità. Anche dettando questa espressione, se non si fanno le pause giuste, si può incappare in qualche errore. 3 alla x più 1 è diverso da 3 alla x più 1. Per evitare questa ambiguità si inserisce quindi un apri esponente composto a cui farà seguito un chiudi esponente composto. 3 alla x più 1, quindi unico esponente. Per farlo ci sono ben 4 modi, tutti del tutto analoghi, del tutto simili. Allora, innanzitutto iniziamo da quello più semplice, l'inserimento da tastiera. Infatti la potenza è un termine, è un elemento che compare molto spesso, quindi conviene farlo direttamente utilizzando la tastiera con una combinazione di tasti che sono in particolare il CTRL, il cappelletto precedente, quindi CTRL SHIFT I accentata. Ecco, qui è comparso l'apri, mettiamo il 3 davanti, l'apri esponente. Poi va inserito l'esponente, in questo caso era x più 1, e poi si chiude l'esponente per poter garantire la correttezza della sintassi in Lambda con un CTRL K, e poi il seguito, in questo caso uguale a 9. È interessante perché la sintesi vocale legge esattamente Aura X plus one and power. And power, quindi chiusura dell'esponente. Quindi questi glifi, che sono stati inventati nel sistema Lambda perché non esistono nella grafica normale, in quanto è una posizione spaziale, quindi in alto, questi simboli vengono poi letti in maniera corretta, in modo che così vengono immediatamente identificati dalla sintesi, oppure è possibile leggerne la definizione qui sulla barra di stato. 3 alla x più 1 uguale a 9. Dicevamo, questo è l'inserimento direttamente da tastiera. Chiaramente non è facile ricordare la combinazione di tasti previsti per tutti gli elementi. Quindi è possibile inserirlo anche in un altro modo, per esempio con il tasto ricerca. Il tasto ricerca si attiva con F5 e permette quindi di scrivere il nome dell'elemento interessato, nel nostro caso power, e in effetti troviamo sia il simple power, che non presenta scorciatoia da tastiera perché viene digitato direttamente dalla tastiera con il cappelletto, e appunto il power with the compounded exponent. Si può quindi selezionare e premere invio. Da notare che a fianco viene indicato proprio la combinazione di tasti, in modo da poterlo inserire le prossime volte direttamente da tastiera senza farne una ricerca. Ed eccolo qui. Quindi queste due sono le modalità che lo studente cieco o lo studente che usa Lambda può sicuramente fare in modo efficace e veloce. Il docente invece, che vuole inserire questa espressione per le prime volte, ovviamente può usare questo metodo,
oppure può andare a ricercare l'elemento all'interno di questo menu ad icona immediato. Qui all'interno del componente algebra troviamo in effetti tutti gli elementi più comuni ed ecco qui il simbolo, il glifo a cui corrisponde la potenza con esponente composto e qui invece la potenza semplice. Altrimenti è possibile sul menu Insert, scende un menu in cui ci sono tutti i gruppi nei quali sono stati inseriti tutti gli elementi, i più di 280 elementi previsti in Lambda, e anche qui all'interno di Algebra si trovano i due che abbiamo citato, potenza semplice e la potenza con esponente composto. Anche qui viene suggerito la combinazione di tasti per poterlo fare direttamente da tastiera. Un ultimo accorgimento è questo: come anche per altri elementi che prevedono un'apertura e una chiusura, è possibile all'interno delle preferenze modificare la modalità di inserimento. Eccolo qui, inserzione, inserimento. Qui nella seconda voce, se noi diamo sì, permette di, nel momento in cui si inserisce un elemento, di inserire automaticamente anche la chiusura o eventuali intermedi, nel nostro caso l'apripotenza e il chiudipotenza. Infatti, se io a questo punto faccio 3 elementi, inserito. Se però lo studente fatica a muoversi con le frecce o a spostarsi, preferisce una scrittura lineare, proprio un termine di seguito all'altro, è preferibile allora l'altra modalità. Bene, arrivederci alla prossima puntata.